Templari e templarismo. Sono con Luciano Fortunato Sciandra. Leggo un attimo due parole su questo testo che ci parla dei, appunto, templari. A chiunque si interessi di templarismo non può risultare sconosciuta la nobile figura del conte Gastone Ventura. Questo libro è uscito negli anni 60. Pur a distanza di così tanti anni, nel corso dei quali molto è cambiato nel variegato universo neotemplare, le osservazioni dell'illustre esoterista continuano ad apparire di grande attualità per un fenomeno quale quello del templarismo, che non è più possibile relegare a puro e semplice revival. Proprio per tale motivo era d'obbligo affidare la riproposizione critica di questo fondamentale testo al più esperto conoscitore dello sterminato panorama neotemplare internazionale. Ricercatore, mi rivolgo al nostro ricercatore, ricercatore storico accreditato presso i maggiori gruppi attualmente operanti, Luciano Fortunato Sciandra ha accettato di curare per noi questa nuova edizione di Templari e Templarismo, in cui ci offre un attento e preciso spaccato della vicenda templarista e delle sue oscure e confuse origini. Due parole sull'autore del testo. L'autore Gastone Ventura, che nacque nel 1906 da una nobile famiglia parmese, trasferitasi nel Veneto già in età napoleonica, vissuto a Venezia, fu un alto ufficiale della Marina italiana, ma di lui apprezziamo soprattutto l'opera di giornalista, critico e scrittore nel campo degli studi e delle discipline tradizionali ed esoteriche. Morì nel 28 luglio del 1981 dopo una lunga e sofferta malattia. Adesso la parola a Luciano Fortunato Sciandra, che ha curato questo volume. Grazie. Allora, innanzitutto mi fa piacere ricevere questa intervista in questo posto altamente storico e direi anche un po' magico, perché noi ci troviamo in questo sito dove si presuppone che ci sia stato l'approdo di Enea che approdò qui col papà Anchise e il figlio Ascanio, quindi tre generazioni che si susseguirono, ovviamente tre uomini, e qui ci viene subito in mente la Santa Trinità, è impossibile non fare il collegamento, Pater, Figlio e Spirito Santi. Perché la mascolinità, non la maschiezza, come si potrebbe dire in termini attuali, sono il mascolino e colui il quale trasmette la spiritualità. E il grande Gastone Ventura, in un altro testo, dice proprio questo, che la donna può ricevere l'iniziazione spirituale ma non la può trasmettere. E qui entriamo in un altro campo. Perché templari e templari? Perché sui templari si è scritto, si ricerca, si trovano dei sassi con delle croci che si presuppongono templari. In questa zona si pensa che sono passati i templari, il vino dei templari, la birra dei templari, le scarpe del che più ce l'ha più ne mette. Perché templari uno è una cosa che va. Ma cosa sono i templari? I templari sono i guardiani del tempio. Perché quanto furono fondate, a secondo le date storiche, 1117, 1118, 1119, 1120, si parlava di pauper commilitonis Christi, poveri cavalieri, compagni d'arme di Cristo. Tant'è vero che in una raffigurazione che sta a Londra c'è Gesù Cristo sul cavallo, con la spada in bocca e il libro aperto, e nove cavalieri dietro. Quindi se il Cristo è il nostro duce, è lui che ordina. E gli ordini dove stanno? Nel Vangelo. Basta leggerlo, aprirlo e capire, senza entrare in significati reconditi. Come ho detto per radio in un'intervista, Cristo non va interpretato, Cristo va ubbidito, Cristo non va amato, non va capito, va amato. Perché se io amo Cristo c'è una marcia in più, e Gesù Cristo ce la insegna. Chi non è con me è contro di me. E quindi se io sto con Cristo, come diciamo noi nel nostro gruppo della milizia, se il mio duce è Cristo, il capo della nostra intelligence è l'Immacolata Concezione. Quindi, come vedete, la mia devozione alla Madonna è pressoché infinita. Tant'è vero che i veri templari facevano il giuramento sulla verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. E questo è importantissimo dei templari. L'altro giocano a fare i templari, perché non può esistere dei gruppi templari che si definiscono ecumenici, dei gruppi templari che si definiscono amici di tutti. Ma se i templari sono combattenti e guerrieri, contro chi devono combattere?
Poi ci sono le fole che si parla della ricerca del Graal, della ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Domanda, ma cos'è il Graal? A chi appartiene il Graal? Chi può vedere il Graal? Ma innanzitutto, chi possiede il Graal? Ovviamente Graal e Templari sono imprescindibili l'un all'altro, come Rosa Croce. E in questo libro si lanciano proprio questi messaggi. E la mia rivisitazione di quello che ha scritto il Conte accenno proprio a questo. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Ecco, grazie a Luciano Fortunato di questa piccola intervista e a tutti, diciamo, di leggere il libro per avere altre informazioni utili su questo argomento, sui Templari. Buona serata, grazie.